Stand ricchi di sapori e profumi dei prodotti della ciociaria con i colori della Coldiretti hanno invaso Corso della Repubblica di Frosinone fino a Largo Sant'Antonio in occasione del mercato di Campagna Amica. Tanti i cittadini che hanno comprato i prodotti del territorio direttamente dalle mani degli imprenditori agricoli della provincia. Frosinone è una delle tappe perché abbiamo ormai i mercati Campagna Amica in tutto il Lazio, circa 43. Purtroppo Frosinone ha un problema che non ha un mercato stabile, al chiuso, fisso. E magari l'iniziativa di oggi potrebbe e dovrebbe spronare l'amministrazione comunale a trovare un sito. Obiettivamente queste iniziative portano avanti un grande successo. Vediamo, è una giornata ancora estiva, pertanto molta gente è andata al mare e qui comunque è pieno. Evidentemente l'agroalimentare, la provenienza, il chilometro zero, l'etica dell'imprenditore agricolo, il rapporto diretto con lo stesso porta la gente a partecipare a questa iniziativa. Un rapporto diretto tra imprenditori e cittadini che garantisce un valore aggiunto al prodotto ciociaro, prodotti freschi a prezzi del tutto competitivi. Proporre prodotti genuini, prodotti locali, ecco, tutte queste proprietà farle riscoprire a tante persone che invece abituate a fare la spesa nel modo convenzionale, tradizionale, magari nella grande distribuzione, hanno un po' perso di vista questi gusti, questi sapori, anche queste tipicità che invece sono straordinarie, di cui il nostro territorio è particolarmente ricco. Quindi noi abbiamo davvero una ricchezza agroalimentare straordinaria che poi purtroppo in molti casi non è neanche conosciuta. Nell'ambito della manifestazione è stato possibile degustare un prodotto da Guinness dei primati, dal marchio Made in Ciociaria, una bontà lavorata dall'azienda agricola al Falzarago di Sant'Elia Fiume Rapido. Si tratta di un capicollo lungo 6 metri e 60 centimetri. Abbiamo macellato 5 maiali, abbiamo utilizzato 5 lonze, almeno più o meno, e per 54 kg di carne. Poi l'abbiamo messo su con i veli, l'abbiamo arrotolato e quindi messa la rete, pronto. Coldiretti e Donna Impresa hanno messo a punto il progetto Matrimonio a Chilometro Zero. C'è la possibilità di offrire alle coppie non solo il fatto di potersi sposare in maniera salutare, ma anche di risparmiare sui costi totali del 40% rispetto a un matrimonio tradizionale.